Buongiorno a tutti. Avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Oggi procediamo all'audizione di Paolo Bambagioni, già presidente della commissione d'inchiesta regionale per l'individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relative alla vicenda Il Forteto della Regione Toscana. Ricordo che l'ordine del giorno reca appunto l'audizione di Paolo Bambagioni, che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico. Segnalo altresì che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre a chiudere la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Pertanto, se il nostro ospite dovesse ritenere opportuno essere audito in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta. Ringrazio il dottor Bambagioni della sua disponibilità e della sua presenza. Il dottore potrà riferire in merito alle attività svolte dalla seconda commissione d'inchiesta regionale 2015-2016. È stato presidente di quella, è stato membro anche della prima commissione di cui, in Consiglio regionale toscano di cui ci ha riferito la settimana scorsa il dottor Stefano Mugnai. E quindi, ecco, dottore, la invito a fare una panoramica, un quadro generale della sua esperienza da presidente della commissione d'inchiesta, della seconda commissione d'inchiesta regionale, tenendo presente che il nostro, diciamo, livello d'approfondimento riguarda principalmente i fatti del Forteto, quindi la presenza di Fiesoli e tutta la, diciamo, situazione e le dinamiche che si erano e che si stavano verificando all'epoca tra il Forteto, la magistratura e tutto quello che lei ha potuto far emergere all'interno di quella commissione. Grazie, direi di dare la parola al dottor Bambagioni. Accenda il microfono, dottore. Ecco, mi sentite? Mi sentite? No. Ecco, Sì, la sentiamo, prego. La io sentiamo bene. innanzitutto faccio una piccola premessa perché non ho, per problemi tecnici, diciamo, sentito coloro che hanno parlato prima di darmi la parola, però io faccio una piccola introduzione e poi sono a disposizione per le vostre domande. Come sarà stato detto, come sapete, io come consigliere regionale ho promosso la commissione d'inchiesta, la prima che aveva lo scopo di stabilire se i fatti che venivano denunciati fossero veri o meno, e poi la seconda invece l'ho presieduta, quella che aveva lo scopo di individuare le responsabilità dei fatti accaduti. È stata un'esperienza, diciamo, molto importante, molto anche complessa, perché fondamentalmente, diciamo, essendo corsa in parallelo con l'attività della magistratura, per una volta tanto, diciamo, la politica non si è nascosta dietro al dito, decide la magistratura, poi ci esprimiamo. Noi ci siamo espressi mentre la magistratura faceva la sua indagine, anzi, direi che con la nostra iniziativa politica abbiamo sorretto quella parte della magistratura che voleva andare in fondo e arrivare a concludere il processo con le condanne, cosa che poi è avvenuta. Quindi la magistratura si è sentita confortata dalla nostra iniziativa politica, che ha difeso anche lei, la parte della magistratura che voleva portare in fondo l'indagine rispetto a delle correnti interne che avrebbero cercato, voluto di evitare che si arrivasse al processo o comunque ci fosse questa conclusione. Nel merito della questione, ci tengo a precisare un'altra cosa. Siamo in un mondo ormai sommerso da brutte notizie quotidiane e a volte si rischia un'assefuazione anche rispetto al tema delle violenze sui minori. Le violenze sui minori
ci sono state in passato, ci sono oggi, ci saranno in futuro perché fanno parte di quella che è la malvagità dell'uomo. Quello che in questo caso però vi vorrei attirare la vostra attenzione non è che si tratta di un caso di violenza su minori, che ci sono state e ripetutamente, ma è un caso che grida vendetta perché questi ragazzi sono stati sottratti alle loro famiglie di origine in nome del popolo italiano, quindi con una sentenza, e assegnati a una pseudocomunità che non aveva nessun requisito, anzi, che aveva il fondatore già condannato per atti di violenza su minori, e in nome del popolo italiano sono stati affidati al recupero a questa comunità, che poi in realtà si è rivelata essere una setta, e dunque questi ragazzi, tolti dalle famiglie, che certamente non erano perfette, avevano tanti difetti, ma che forse volevano bene a questi bambini, anzi direi senz'altro, e sono stati messi in un ambiente in cui invece il cosiddetto profeta Fiesoli, che oggi è in una RSA, gli arresti domiciliari, quindi è sempre vivo e potrebbe raccontarci tante cose, ha ripetutamente violentato questi ragazzi che ovviamente sono stati completamente devastati da questa seconda esperienza dopo che avevano già avuto problemi dalle famiglie di origine. Questa vicenda si è potuta registrare nella civile e democratica Toscana. E quindi ci siamo chiesti come mai. Se voi avete visto le conclusioni, ci sono diversi aspetti che poi vanno ricomposti, ma fondamentalmente esiste un tema di tribunale dei minori malato, deviato, che non ha assolutamente adempiuto il proprio dovere. In origine c'è il fondatore del diritto minorile italiano, Meucci, giudice Meucci, fiorentino, fatto comunista che avrà avuto tanti meriti nel corso della sua carriera giudiziaria, ma qui ha fatto un errore clamoroso. Spero per lui in buona fede perché è una cosa gravissima. Però lui, subito dopo che Fiesoli uscì dalla prima condanna, gli affidò un bambino Down dicendo che la sentenza era sbagliata, che era una sentenza politica. Erano gli anni in cui si scontrava la famiglia tradizionale con le comunità, con queste forme nuove di vita sociale alternative alla famiglia. Da lì c'è stato, diciamo, per tanti anni, Tribunale dei Minori, che seguendo l'incipit del padre carismatico, hanno continuato avendone responsabilità anche successivi presidenti, sulla scia, ritenendo quella una comunità adeguata. Ma c'è anche un sistema politico, che aveva assunto questa comunità, ad esempio, di una società ideale laica, non religiosa, in cui anche senza prete e suore si poteva fare del bene, si poteva vivere nella natura, senza essere consumati dalla necessità dei soldi, semplicemente per stare tutti bene, vivere in contatto con la natura e vivere in maniera distaccata dalla famiglia e dai soldi. È quindi un ideale di comunità che il sistema politico si aveva un pochino portato come fiore all'occhiello e che diventava il luogo di visita ogni volta che c'era una competizione elettorale e quindi si voleva portare come esempio. Certamente il Fiesole è stato un affabulatore, uno che ha saputo mettere in mezzo tante persone con le sue chiacchiere, ma è anche altrettanto vero che un sistema serio del Tribunale dei Minori e sociale di verifica non può farsi fregare da superficialità, anche perché gli aspetti, diciamo, di preoccupazione che emergevano nel parlare con quest'uomo non è che fossero poi tanto lontani da una visione, se uno avesse avuto un approccio, diciamo, libero da condizionamenti. Mi ricordo solo che prima dell'ultimo arresto
Il Renzi, sindaco di Firenze, Fiesoli fu arrestato i primi di dicembre e a novembre dello stesso anno fu premiato nel Salone 500, dove ora sono io, a poca distanza, per un premio internazionale, sotto, diciamo, gli applausi di tutta quello che era la classe dirigente dell'epoca. Quindi, insomma, una persona certamente ambigua, persona che però io inviterei la Commissione a approfondire non solo gli aspetti ideologici, non solo gli errori dei tribunali, ma anche il flusso dei soldi, perché diciamo, colui che ha fatto l'avvocato difensore rispetto al lavoro sacrosanto fatto dalle due commissioni politiche che erano alla ricerca della giustizia per dare a questi giovani per far capire a questi giovani che l'errore c'era stato e che loro erano vittime e che qualcuno doveva chiedergli scusa dopo che loro stavano rimbalzando i muri di gomma che immagino molti di voi possono aver avuto nella vita occasione di conoscere, sono tremendi perché negano l'evidenza. Quindi dicevo, nel mentre la politica portava avanti questo, l'avvocato difensore, oltre al Partito Democratico, quello più accanito è stata la Lega delle Cooperative Toscane. E incredibilmente si dava da fare. Si andava da tutti gli interlocutori per convincere che non era vero questa cosa, eccetera. Io credo, è un po' come, posso dire, se la Confindustria di fronte, so, ad un suo associato dell'Abruzzo, dice o che si commette dei reati anziché dissociarsi, prendere distanze, si mettesse al fianco a difenderlo. Cioè, è una cosa inconcepibile questa, inconcepibile, perché la Lega Operativa ha tantissime operative iscritte, capisco il rapporto particolare con questa, però il comportamento è stato veramente oltre ogni decenza. E quindi io credo che voi, avendone i poteri, seppur tardivamente, potete provare a ricostruire anche il flusso dei denari, perché questa è una cooperativa che fra i soldi guadagnati, diciamo, fra virgolette, legittimamente, ma ai danni dei 100 soci mai pagati per 20 anni e più, quindi è facile guadagnare sviluppando un fatturato e non pagando i propri operai. A seguito dei contributi regionali ricevuti a più riprese, ha avuto milioni e milioni di disponibilità, perché comunque era un'azienda, se non era la prima, forse era la seconda, capace di trasformare il latte in formaggi. Dunque ha assolto anche una funzione rispetto al sistema, dei conferimenti del latte regionale toscano. E questa valanga di soldi poi è stata gestita come una ditta individuale, pur chiamandosi cooperativa, perché le povere vittime, che fossero ancora soci o non lo fossero più, non hanno avuto il becco di un quattrino, non solo durante la loro permanenza all'interno, ma anche al momento in cui hanno avuto bisogno di avvocati, e i bravi e validi e generosi avvocati che li hanno difesi, l'hanno fatto tutto per volontariato e per senso di giustizia. Ma il Fiesoli, con i suoi fedelissimi, ha avuto il fiorfiore degli avvocati penalisti fiorentini e quindi sono costati centinaia di migliaia di euro e forse gli costano tuttora. E quindi voi capite, anche qui la cooperativa è un po' sbilanciata, chi tutto e chi niente. Mi fermerei qui come introduzione. Grazie, dottor Bambagioni. Io, prima di lasciare la parola ai membri della Commissione, se per le domande, diciamo, avevo un paio di, come dire, di chiarimenti da sottoporle. Ecco, lei ha fatto riferimento a alcuni aspetti, diciamo, salienti di questa vicenda, di questi fatti. Le chiedo, in primo luogo, lei ha definito il Tribunale dei Minori, cito testualmente, malato e deviato, quindi citando espressamente il fatto del giudice Meucci che assegna affida al Forteto un minore anche dopo la prima sentenza di condanna del Fiesoli. Ecco,
Volevo, se ce lo può dire, se lo sa, un approfondimento riguardo alle procedure di affidamento del Tribunale dei Minori, se la commissione da lei presieduta ha avuto modo di approfondire le modalità, i criteri mediante i quali il Tribunale dei Minorenni di Firenze inspiegabilmente continuava a affidare bellamente, così inspiegabilmente appunto, i minori, pur sapendo, pur nella perfetta consapevolezza di quello che avveniva e stava avvenendo al Forteto. E chiedo se lei ha avuto modo di accertare o appurare un collegamento umano, di rapporti di quale natura fra il Fiesoli, fra il Profeta e settori della magistratura. E anche a questo punto le chiedo se, come dire, questo filo che legava o avrebbe legato Fiesoli alla magistratura, interessava anche il potere toscano dell'epoca, quindi anche una certa parte politica dell'epoca. Ecco, vorrei che, soprattutto con un focus sul Tribunale dei Minori, lei, come dire, ci spiegasse se lo ha potuto, diciamo, accertare o appurare un po' quella che era la dinamica anche dopo la sentenza di condanna del Fiesoli. Grazie. Dottore, no, bisogna che accenda di nuovo il microfono. Ora mi sentite? Ecco, sì, prego. Dicevo, il Tribunale dei Minori di Firenze, al di là della fortissima devianza iniziale da parte del Meucci, che probabilmente in quegli anni era conturbato da una lotta politica personale, anche da un'ambizione, perché diciamo, era in competizione con l'allora poi onorevole Carlo Casini per un posto al seggio, e quindi uno rappresentava la famiglia più tradizionale, Carlo Casini, lui rappresentava la nuova corrente dei cattocomunisti. Rimase scornato il Meucci, non riuscì a avere questo seggio, e accentuò, diciamo, queste sue posizioni estreme, anche alternative a quelle che era la Democrazia Cristiana e alla concezione di famiglia tradizionale, insomma, quindi viveva, era un po' il frutto della sua epoca, però in questo lui fece gravi errori, perché il primo è quello di dichiarare, ci sono giornali dell'epoca, che la sentenza, lui non la riconosce, la sentenza di un tribunale di Firenze o di Prato, non mi ricordo, lui, forse Prato non c'era ancora, di Firenze, lui non la riconosceva. Quindi lui si faceva sopra la legge e ritenendo che fosse una sentenza politica per ridare forza e vigore a questa esperienza di comune, che altrimenti sarebbe naufragata e chiusa con tanta sollievo per le famiglie che si erano viste quasi, non dico rapire perché erano tutti ragazzi maggiorenni, ma insomma di fatto erano tutti fagocitati da quest'uomo più grande di loro che gli aveva fatto un lavaggio del cervello. Quindi si sarebbe conclusa subito in embrione questa esperienza dopo 2 o 3 anni. Invece lui l'ha rilanciata. Il sistema politico, ripeto, in Toscana è così, cioè se sei della loro parte non sbagli mai, se sei degli avversari sbagli sempre. Quindi è impermeabile a qualsiasi tipo di senso di colpa, di dubbio. Quindi se l'ha detto uno della mia parte va bene. Però detto questo, che è l'incipit tremendo di cui lui ha grosse responsabilità, ripeto, spero per la sua coscienza in buona fede, perché sennò sarebbe una cosa tremenda, certamente è una cosa molto forte. Poi però il Tribunale ha le sue procedure, ha i suoi nuovi presidenti, ha i suoi nuovi assistenti sociali da comandare, da verificare, eccetera. Allora, innanzitutto quella non è mai stata una comunità di recupero, ma era una specie di, come posso dire, cooperativa agricola. Quindi non è che una cooperativa agricola è adatta a avere bambini, tant'è che loro non la, al di là di avere fatto anche degli atti proprio di affidamento alla cooperativa, poi hanno corretto il tiro, che si sono resi conto che non lo potevano fare, qualcuno gliel'ha fatto notare, allora l'hanno affidato, telefonavano, il rapporto era questo, telefonavano, dicevano: mi dai il nome di un uomo e di una donna a cui posso affidare questo bambino? Perché loro dentro predicavano, diciamo, queste
cioè non c'erano le famiglie, no? C'erano le famiglie che le chiamavano funzionali, quindi al di là che era tutto sbagliato, insomma tutto sbagliato, era una scelta, lì si predicava l'omosessualità, no? Quindi gli uomini con gli uomini, le donne con le donne. Però finché sono adulti consenzienti, giustamente, sono scelte di vita, ma in quell'ambiente te non potevi dare dei bambini che già venivano da esperienze. Allora loro fintamente, diciamo, facevano finta e ricreavano per l'occasione la classica famiglia con la casa accogliente, magari quando ricevevano una visita. Quindi proprio montavano le camere e poi le smontavano appena finita la visita. E davano il nome di un uomo e di una donna in modo tale potesse essere affidato, però non c'erano, una volta affidati, le normali verifiche fatte periodicamente come la legge prescrive. E poi c'è un altro fatto: venivano dati in affidamento. Affidamento a un istituto massimo 2, 3, 4 volte, poi deve essere o riportato alla famiglia d'origine o trasformato in adozione. Niente, affidamenti anche per 20 anni. Quando la dottoressa Laera, che è una presidente del Tribunale dei Minori, che noi abbiamo conosciuto nell'epoca delle indagini, era lei la responsabile a Udimmo, lei venne e disse due cose. Prima di tutto, che non si va tutte le settimane a mangiare, a cenare insieme o addirittura a fare anche vacanze fuori insieme, essendo presidenti o giudici del Tribunale dei Minori con un'associazione del proprio territorio. Anche io, dice, a Milano una volta l'anno posso partecipare a delle feste di Natale, di Pasqua, delle occasioni per rendermi conto e vedere, ma con un certo distacco perché ci vuole la terzietà. Lì c'era un coinvolgimento, erano quasi amici, mangiavano insieme, facevano la spesa gratis. Quindi, e poi dopo gli mandavano i bambini. E quindi questa terzietà è stata completamente persa. Le procedure non ci sono state. La dottoressa Lera ha detto: io ho voluto, su vostra richiesta, tirare fuori questi fascicoli di questi ragazzi. Mi aspettavo dopo 20 anni dei fascicoli voluminosi, cartelline vuote, cioè c'è il provvedimento iniziale. A questo punto si è coinvolto un po' anche i sistemi sociali, sistemi di assistenti sociali, per capire anche loro cosa stavano a fare al di là del tribunale che non funzionava. E lì si percepisce innanzitutto una sudditanza forte verso il tribunale, quindi, come dire, ma il tribunale ne parlava tutti bene e noi si era tranquilli. Poi una frammentazione di competenze che fa perdere di vista il bambino, perché magari l'assistente sociale di Livorno mandava 3 bambini perché ne parlavano bene e che poi oltretutto lui non si faceva neanche pagare i rimborsi, quindi i comuni lo pigliavano volentieri perché non spendevano. Poi però dice: io non potevo continuare a vedere i bambini perché passava all'assistente sociale del posto. L'assistente sociale del posto ci andava poco, quando andava lo preannunciava e faceva dei controlli formali. Guarda caso però tutti gli assistenti sociali del Mugello non hanno mai mandato un loro bambino lì, e quindi questo testimonia che alla fine tutti lo sapevano, nessuno aveva il coraggio di dirlo perché era un sistema protetto fondamentalmente dal Tribunale, dal Partito Comunista e poi successivamente dal Partito Democratico. Grazie, grazie dottore. Allora io ho degli iscritti a parlare, l'onorevole Ascari, poi l'onorevole Montemagni e poi, sì, e poi collegato l'onorevole Colombo. Prego, onorevole Ascari, avevo segnato. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto io parto con un ringraziamento per il dottor Bammagioni per il grande lavoro che è stato fatto al Consiglio regionale. E io ho avuto modo di leggere con grande attenzione più volte la relazione e vorrei chiederle una specificazione. Faccio riferimento alle pagine 20, 21, 22 della relazione in cui si parla del caso di una giovane minorenne, la Jommy, che arriva al Forteto minorenne e il ragazzino cerca di andare a trovarla e con un'ottica, come lei ha definito, a mio avviso, correttamente, la setta inizia un'opera di manipolazione mentale
di Reset in cui in tutti i modi allontanano il ragazzino e comunque fanno di tutto per attaccarlo e messo all'angolo. Io arrivo al punto che diciamo ha suscitato interesse perché il magistrato che si occupava della vicenda, pur sapendo che la ragazzina era fidanzata e il padre era appunto il minorenne di 17 anni, in una relazione, in una sentenza di affidamento al figlio di Fievoli, Marco Fievoli, scrive espressamente che appunto il padre del minore è il figlio di Rodolfo Fievoli, mentendo in un atto pubblico. Io vorrei chiederle però il nome e cognome di questo magistrato, perché il dottor Mugnai, anche nella scorsa audizione, ha chiuso con questo fatto e vorrei capire chi è questo magistrato. Eventualmente, ovviamente, se la presidenza, l'ufficio di presidenza, i colleghi sono d'accordo, sentirlo. L'altra domanda che vorrei porre è se è mai emersa dalle audizioni che sono state fatte la necessità di colmare un vuoto normativo e quindi porre all'attenzione del legislatore l'esigenza di colmare il vuoto normativo della manipolazione mentale, se avete ritenuto che ad oggi ci sia questo vuoto. Chiudo con la terza domanda, Presidente, che se sembrano spezzettate, ma è un'unica domanda. È mai emersa la circostanza che Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi e o altri dipendenti del Forteto frequentassero uno dei seguenti individui. Ovviamente pongo la sua attenzione: Francesco Caccamo, Pietro Bini, Giampiero Vigilanti. Sempre collegata a questa domanda, se dalle audizioni dei testimoni diretti è mai emersa la circostanza che all'interno della struttura venissero abusi in forma collettiva, ci tengo a precisarlo, abusi in forma collettiva, oltre che quelli perpetrati presso la stanza privata del signor Fiesoli, dove avvenivano i peggio abomini. E se sì, quali erano le modalità? Cioè, venivano seguite delle formule, dei protocolli? E chi vi partecipava? È mai venuto a conoscenza delle insistenti voci, anche piuttosto circostanziate, che indicavano l'esistenza di un filo conduttore tra le vicende del Forteto e quelle del MOS di Firenze? E qui mi riferisco alla tessera telefonica in cui è partita una telefonata dal Forteto, in cui si mettono in evidenza collegamenti con l'indagine perugina e soprattutto io mi collego a Francesco Narducci e chiudo il cerchio della terza domanda chiedendo al dottor Bambasoni se è mai emerso durante le audizioni o da altre fonti che il Forteto fosse frequentato da individui legati alle indagini portate avanti, e qui mi collego, dalla Procura di Perugia a partire dal 2001 sulla scomparsa nel lago Trasimeno del gastroenterologo Francesco Maria Narducci. Grazie. Allora, dottore, farei un primo giro con la vicepresidente Montemagni, poi facciamo queste prime risposte e poi diamo la parola anche agli altri membri collegati. Prego, la vicepresidente Montemagni. Grazie Presidente, buongiorno al dottor Bambagioni che è stato anche mio collega in Consiglio regionale che conosco bene per l'impegno e la capacità che ha messo sempre su questa vicenda. Ora noi stiamo andando a rifare delle audizioni che sono importanti perché ci danno un quadro di quello che già si è trattato e ci servono per capire, insomma, come direzionarci per il futuro. Già dalle prime parole di Paolo Bambagioni, ovviamente si evince che la politica era in un certo modo coinvolta, quantomeno finanziava il Forteto e in qualche caso chi era legato alla politica affidava anche i minori proprio a una struttura che tutto era fuorché una struttura adatta ad affidare i minori. Si è parlato anche del fatto già che venissero affidati a coppie di persone che niente avevano a che fare l'una con l'altra, non erano nemmeno sposati, quindi insomma con delle anomalie importanti. E io volevo chiedere a Bambagioni se per caso nel lavoro che ha svolto negli anni precedenti è mai emerso che qualche persona
politica o legata a questa vicenda che frequentava il Forteto si fosse accorta di qualcosa, perché la vera anomalia era queste persone che entravano e uscivano dal Forteto e che sembrano essere totalmente strane. Quindi io credo che ci sarebbe da capire se ci fosse la conoscenza di quanto succedeva lì dentro e di quello che fosse anche il sistema, cioè questi bambini che venivano affidati al Forteto, a coppie che non erano sposate, quindi era già un'anomalia. Chi frequentava il Forteto ne era a conoscenza di questa situazione? Grazie mille, grazie per aver partecipato stamani e averci riportato la relazione. Grazie dottor Bambagioni, prego, facciamo questo primo giro di risposte. Sì, allora, vengo alle domande fatte dalla onorevole Ascari. Sì, quel caso portato da Mugnai e evidenziato ora dalla onorevole della ragazza entrata incinta in cui c'è stato un cambio di paternità è una di quelle cose incredibili che è successa al Forteto. Io non ricordo il nome del magistrato, ma negli atti sicuramente lo troviamo e sappiate, penso lo sapete, insomma, dentro la regione Toscana ci sono state due commissioni di inchiesta e al di là delle relazioni di sintesi che voi avete letto ci sono proprio tutte le audizioni, insomma tutte le raccolte di documentazione, quindi magari facendovi aiutare anche dai consiglieri, insomma, potete arrivare ad avere i documenti che vi occorrono, che sono numerosi, che sono conservati. Però, insomma, questa cosa è agli atti. Volevo dire una cosa, forse non tutti sanno, che noi a conclusione della seconda commissione abbiamo anche mandato tutti gli atti al CSM. Noi per competenza dobbiamo fare le denunce al Tribunale di Genova che giudica quello di Firenze. Alcuni anni dopo la chiusura arrivò una risposta al CSM in cui questa è scritta, insomma la possiamo rileggere, quasi come posso dire come lettera anonima all'interno delle tante poste che arrivano Consiglio regionale diretta al presidente, neanche ai membri o agli ex presidenti, quindi l'abbiamo recuperata quasi per sbaglio, perché ci stavamo chiedendo se questo CSM avesse mai fatto niente. Sostanzialmente questa sentenza è arrivata, ripeto, 3 o 4 anni dopo la conclusione del nostro lavoro, dice che hanno ricevuto la denuncia circostanziata in cui appunto si faceva presente chi erano i presidenti del Tribunale dei Minori, eccetera, eccetera. Ci davano anche fondamentalmente ragione, che dicevano in effetti è successo delle cose strane, hanno fatto degli errori, però questo è in pensione, questo è morto, questo non c'è più e quindi nessuna condanna ovviamente è stata applicata. Questo magari è un passaggio che era giusto e sapevate, perché alla fine, specialmente la seconda commissione, quella che tendeva a individuare le responsabilità, ha voluto concludere il lavoro denunciando queste gravissime anomalie del Tribunale dei Minori di Firenze e in particolare dei singoli giudici al CSM. E mentre la vicenda del mostro di Firenze, effettivamente ci sono dei collegamenti inquietanti. Io, per quello che ho ascoltato dai ragazzi che hanno esposto le loro vicende, diciamo a uno davanti a noi, e che sono state vicende estremamente forti anche per noi da ascoltare, perché sono veramente distruttive e sono, cioè una ragazza, alla fine voglio dire anche questo, che è la cosa bella, che nel buco nero, nel profondo dell'abbandono delle famiglie di origine, che era una setta, del sistema istituzionale, del tribunale, di tutti, la forza per contrastare questo mostro in casa sua, perché lui era in casa sua, era potente, tutti lo temevano, anche tutti gli affiliati fedelissimi lo sostenevano, ma lo temevano anche, quindi lui era una bestia, dentro casa sua, da soli, senza avere nessuno al mondo, senza avere una lira, non avere neanche la possibilità di uscire da quei locali, quello che ha
fatto inclinare all'inizio e poi ha portato alla distruzione e a questi processi, alle condanne, è stato l'amore. Perché i ragazzi che hanno subito le violenze dal Fiesoli, passando il tempo poi, un po' per distrarli, un po' per necessità anche di età, il Fiesoli chiedeva al tribunale di affidare i nuovi bambini a questi ragazzini che nel frattempo erano diventati ragazzi di 20-25 anni. Ma diciamo, guarda, noi non siamo all'altezza, noi siamo troppi traumi, non si può tirare su, no, lo devi tenere il bambino perché ti aiuterà, eccetera. Una di queste in particolare, c'è scritta agli atti, sembra sia Deborah, non ricordo il nome, però è una protagonista di questa vicenda. Quando il Fiesoli, crescendo il bambino, gli iniziò a dire portamelo in camera, sapendo quello che lui gli avrebbe fatto, lei ha avuto la forza, per l'amore che aveva verso questo bambino, ovviamente lei aveva allevato come un figlio, di dirgli di no. Lei l'ha affrontato dentro la comunità con tutti contro, quella bestia l'ha affrontato, gli ha detto io non te lo do il bambino. Quindi alla fine l'amore è stata l'unica cosa che in quell'inferno è riuscita a sconfiggere il male. Questo merito della vita che è fatta così e degli interpreti di questi ragazzi che di seconda generazione hanno trovato il modo di difendere i giovani pur essendo lasciati soli da tutti. Però questa premessa l'ho fatta per dire che quando questi ragazzi ci hanno raccontato tutte le cose che hanno dovuto subire anche con particolari, perché era giusto avere un pugno nello stomaco, non essere superficiali, non è mai emerso che questi ragazzi siano stati venduti ad altri o comunque utilizzati per incontri collettivi. È stato atti di violenza su minori fatti anche da altri membri della comunità, non solo dal Fiesoli, però le notizie che abbiamo raccolto noi sono interne. Piuttosto c'è un filo rosso che collega probabilmente le vicende del mostro, probabilmente anche alcuni aspetti del tribunale che noi non siamo stati capaci di tirare fuori, ma è, chiamiamola, non so se si può chiamare così, lobby gay, o comunque diciamo un sistema, anche una rete di coperture, ma anche forse di ricatti forti, e c'erano, perché a un certo punto io sono sempre rimasto colpito da un particolare in cui l'allora braccio destro, oggi convertita e dunque fuori con una vita nuova, però all'epoca lei era proprio il braccio destro, diciamo la capo di Fiesoli, ci disse un particolare e disse un giorno Fiesoli, come usava a fare, ci chiamò noi fedelissimi per dirci ragazzi c'è un incontro importante, oggi devo andare a questo incontro perché qui siamo sotto attacco, il mondo esterno fa schifo, tutti ci vogliono far chiudere, ma noi siamo i meglio del mondo, è il mondo che è sbagliato, soliti discorsi. Vuoi a questo incontro? Giustamente quei tre o quattro gli dissero, va bene Fiesoli, chi viene con te oggi? Perché normalmente andavano sempre a coppia, per regola interna. E lui dice, no, oggi non posso portare nessuno, mi vado da solo. Va bene, lui va, torna, non ci mette nemmeno tantissimo tempo, quindi si pensa non si sia allontanato molto dal Mugello, perché andare e tornare a Firenze con il traffico ci poteva volere anche 3 o 4 ore, invece lì sembra che non sia andato lontanissimo. Torna e dice, ragazzi è andato bene l'incontro, a noi non ci tocca più nessuno. Quindi probabilmente lui aveva anche il modo di tenere sotto ricatto qualche importante, penso io, esponente del Tribunale di Firenze, perché queste denunce sono state ripetute, gli insegnanti delle scuole, altri ambienti, facevano arrivare queste denunce, ma non si sa come mai queste denunce non andavano mai avanti, andavano sempre indietro, fino alla clamorosa denuncia di quella mamma era stata arrestata ingiustamente, perché loro si erano inventati che questa mamma vendeva il bambino e non era vero, e si rivolge al Tribunale dei diritti dell'uomo, gli danno ragione, chiedono alla Toscana di... Siamo già nel 2000, quindi sono già passati 20 anni, però potrebbe essere l'occasione per chiudere nuovamente, definitivamente, questa vicenda. E la Regione Toscana, di fronte a questo grosso dubbio,
è una sentenza favorevole a questa mamma che ha subito questi danni, danno bambini, ingiustamente. La giornalista che fa? Con un diligente funzionario, fa una relazione di alcune pagine per dire che non è vero niente, che Forteto è una realtà bellissima, paradisiaca, in cui tutti i bambini stanno bene, sono a cavalle, c'è il laghetto, e i bambini vengono tenuti bene, addirittura viene preso i bambini down, vengono presi gratuitamente. Quindi in questo caso direi proprio una copertura clamorosa, perché, come dicevo prima, era quella verità forse che tutti sapevano e nessuno aveva il coraggio neanche di tirar fuori, perché poi c'era stato un dibattito in Consiglio regionale nei primi anni della formazione e diceva esattamente quello che poi è emerso 40 anni dopo. C'era stata questa sentenza che diceva le stesse cose. C'era stato qualche tentativo di qualche consigliere regionale, ma dicevano che il Fiesole era talmente coperto che quando te tu fai una denuncia ai Fiesoli ti vengono addosso a te. Tant'è che era successo a un consigliere 4-5 anni prima della nostra iniziativa che aveva osato fare un'interpellanza, poi gli alzò la Guardia di Finanza, gli prese tutte le agende a Firenze, a Roma, e fu quasi messo sotto inchiesta lui per atti di pedofilia. Quindi c'era questo clima di paura, paura enorme per una protezione forte che quest'uomo aveva. Però, ripeto, episodi collettivi non ci sono, collegamenti col mostro c'è qualche aspetto, effettivamente noi si è provato anche a indagare, cioè a far venire persone che hanno dedicato la vita a questo, come Giuttari, però non siamo riusciti ad andare avanti, c'è qualche collegamento e non siamo riusciti poi a svilupparlo. Potrebbe essere sempre in quell'ottica che dicevo prima, cioè di un gruppo di persone che per vari motivi si coprivano l'uno con l'altro. Per esempio, quello potrebbe essere un luogo anche adeguato dopo un fatto, lo dico io, dopo un fatto di crimine, quando la polizia andava a girare a cercare, se uno entrava lì dentro e stava protetto qualche ora, probabilmente era vicina ai luoghi del delitto, ma era in una casa privata, quindi non lo so, ecco, che tipo, questo noi non lo sappiamo. C'è stato però dei collegamenti oggettivamente rilevati. Quelle persone che lei mi diceva, Caccamo, vigilanti, non mi dicono niente, non mi ricordo, non so se fanno parte degli atti. E rispetto alla Montemagni che mi chiede della politica coinvolta, io l'abbiamo anche scritto nella relazione, abbiamo detto questo, il Tribunale era coinvolto fino agli occhi perché era in malafede e aveva documentazione assidua, quindi non c'era terzietà. E è successo di presidente in presidente per tanti tanti anni, quindi non possono tirarsi fuori, perché in nome del popolo italiano non lo tira fuori un politico, lo tira fuori il tribunale, lo toglie da una famiglia e lo mette lì teoricamente per recuperarlo, in realtà per distruggerlo. Uno di questi presidenti, un certo Piero Toni, se volete sentirlo, ha avuto degli atteggiamenti veramente per me disgustosi. Ha detto sostanzialmente che questi erano vuoti a perdere, bambini che ne se ne filava nessuno, e quindi si sono, perché alla fine era l'unico posto dove potevano stare. Cioè, atteggiamenti veramente incredibili, incredibili da parte di una persona che tuttora percepisce la pensione come funzionario pubblico per aver esercitato la giustizia in questo paese. Per quanto riguarda la politica, la metto su un gradino leggermente, per finire la risposta alla Montemagni, la metto un pochino sotto, perché, capito, sicuramente io fossi stato il presidente della regione, fossi stato il sindaco del territorio, avrei voluto ribaltare un po' la cosa, però il sistema è omogeneo qua, era tutto di sinistra. E purtroppo la sinistra non è come nella Democrazia Cristiana o forse nel centrodestra, in cui ci si confronta sulle idee e poi si può anche trovare una mediazione. Lì c'è il verbo assoluto, cioè il sindaco, se gli arriva, come è successo, la signorina insegnante e gli dice: guardi sindaco, io vedo dei disegni strani, io sono un po' esperto, a una certa età, bisogna chiamare qui
capire cosa succede all'interno di questa comunità. La settimana dopo, il sindaco di un paese, Mugello, la settimana dopo dice: signora, ci penso io alla solita stanza del sindaco e fa trovare i Fiesoli. Fa trovare i Fiesoli e gli fa: via signora, non si preoccupi, sai, i bambini fanno disegni, però. Cioè, e cerca di rappacificarli e anziché denunciarlo, lo porta lì perché la cosa si spenga. Perché sono sindaci che probabilmente prima di agire sentono cosa gli dice il segretario provinciale, poi il segretario regionale, poi il presidente della regione. E se gli dicono: guardi, Forteto, una cosa buona, va difesa, loro non si pongono il problema se gli vengono violentati i bambini. Loro lo difendono perché per loro è una verità assoluta. Questa è la colpa grave della politica. Dopodiché ci stavano tutte queste visite, ogni campagna elettorale, anche perché facevano le feste. Fiesoli era un figlio di buona donna, quindi si è sempre detto, era qui. Faceva le feste del Partito Comunista e Socialista, forse stava in Lombardia, l'aveva fatta la Lega o non so chi altri. Quindi lui non gliene fregava nulla la politica, faceva finta. Lui voleva avere un buon rapporto con l'assessore sociale, con il sindaco di Firenze, con i sindaci della zona, e gli faceva una serie di regalini per tenerseli buoni, perché lui capiva che doveva essere protetto. Però quella è la parte più, come dire, di contorno, un po' più disattenta alle cose, però è sempre meglio tenersela a favore. Il legame forte, invece, va ricercato in un fil rouge che c'è in gente che è abituata a frequentare anche ambienti di pedofilia o comunque di situazione di ricatti l'uno con l'altro, però personaggi di peso, perché hanno potuto veramente togliere dal tavolo tante situazioni che invece si sarebbero potute svelare molto molto prima. Bene, dottore, grazie. Io ho diversi iscritti a parlare, onorevole Colombo, poi Laporta, Mazzone, Madia e Scalfarotto. Quindi direi di fare questo secondo giro, pregando per quanto possibile, ovviamente, di contenere gli interventi e anche le risposte. La iniziamo con onorevole Colombo. Sì, buongiorno, intanto grazie perché è stato veramente molto molto chiaro. Io le volevo chiedere se secondo lei in quel periodo, mentre emergevano questi fatti drammatici e le condanne nei confronti dei componenti di questa, che chiamiamolo pure setta, la politica provava a dare un buon esempio con uno spirito unitario in una nuova commissione d'inchiesta, ma secondo lei è stato proprio unanime e senza turbolenza il lavoro della politica? E poi se posso anche una seconda domanda che sarebbe, lei ha vissuto appunto tutto il periodo delle vittime. Qual è stata, secondo lei, l'importanza di istituire le commissioni regionali? Grazie. Grazie, onorevole Colombo. Ho iscritto l'onorevole Laporta. Buongiorno al dottor Bambagioni, che ringrazio per la presenza. Parlava nel suo primo intervento di muri di gomma. Lei è stato anche al centro di alcune pressioni e polemiche di quello che allora era il suo partito, il PD. Se ci può raccontare il clima che viveva e nel quale si è svolto il suo lavoro da presidente della commissione del Consiglio regionale, che allora era presieduto dall'attuale governatore Eugenio Giani, e cosa accadde una volta emerso dai lavori a conclusione il quadro nel quale ebbe modo di agire la setta. Grazie. Grazie, ho iscritto l'onorevole Matone. Sto facendo un collegamento. Il microfono, onorevole Matone, che vedo essere chiuso. Ecco, forse ora. Sì, prego, onorevole Matone. Non la sentiamo. Proviamo più avanti. Intanto è iscritta a parlare l'onorevole Madia. Presidente, grazie all'audito per la libertà con cui ci ha detto delle cose terribili. Io avrei tre rapide domande.
domande. La prima, ci sono state ormai, a differenza di quando lei era nella commissione regionale, delle sentenze penali? Lei pensa che queste sentenze non siano sufficienti? Cioè, lei pensa che ci siano stati, diciamo, delle parti omesse, non reputa questo processo e queste sentenze sufficienti, ammesso che per reati di questo tipo, io capisco che lei ha sentito tra l'altro le storie di ognuno, quindi, però provando a razionalizzare, siccome noi siamo qui successivamente a un processo penale, e quindi la domanda che ci facciamo è che cosa possiamo fare in più. Voi invece, avendo agito prima, avevate uno spazio, e quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda è da legislatore, diciamo, prendendo tutto per quello che noi sappiamo di questa storia e quelle che sono state le sentenze che quindi hanno reputato che ci fossero delle colpe. Lei, che cosa consiglierebbe a noi legislatori per provare a far sì che vicende di questo tipo non si verifichino più? A parte ovviamente cambiare l'animo di alcune persone, ma questo non è nelle nostre possibilità, però noi possiamo fare le leggi, quindi se lei riscontra che ci sono dei vuoti normativi che possono evitare che vicende come queste si ripetano, io la pregherei di suggerirsecelo. L'altra cosa che volevo dire, io sono rappresentante del gruppo del Partito Democratico, eletta con questo partito ormai da diversi anni. Io credo che per lavorare bene tutti insieme noi dobbiamo dire, nessuno fa difese d'ufficio, ma dobbiamo anche stare attenti a non accostare una comunità politica, genericamente la sinistra o il Partito Democratico, a frasi del tipo non si pongono il problema se vengono violentati i bambini. Lo dico perché è molto complicato dire, affrontare una vicenda come questa. Lei giustamente nel finale di una delle sue risposte ha detto che, e io mi riallaccio alla prima domanda, che bisogna seguire il fil rouge degli ambienti di pedofilia, e quindi mi riallaccio alla prima domanda. Spero e penso che questo abbia fatto il processo penale su questo aspetto, una sua risposta. Si ricordi sempre che qualunque comunità politica, e non solo quella del Partito Democratico, io non lo farei a parte inversa, è fatta da tante donne e da tanti uomini, e siccome qui le cose che diciamo sono cose più che pesanti, sono, diciamo, il peggio che si possa dire rispetto a comportamenti di esseri umani, io credo che per il buon svolgimento di questa commissione dovremmo evitare di accostare frasi così violente e pesanti a un'intera comunità politica. La ringrazio ancora e spero davvero che il lavoro di tutti noi insieme possa dare dei frutti. Grazie, onorevole Madia. Il senatore Scalfarotto, poi proviamo a tornare sull'onorevole Mazzone. Il Onorevole mio Mazzone, ampio prego, prego, contributo. prego. Posso? Certo, assolutamente. Allora, no, io avevo detto questo. Io conosco la vicenda perché sono stata consulente della precedente commissione e devo dire che il presidente Toni all'epoca è stato ricevuto con tutti gli onori come se fosse, devo dire, una specie di profeta. Detta questa precisazione, quello che voglio chiedere, ma io sottolineo che Meucci sì, poteva essere da solo nella adozione di provvedimenti monocratici d'urgenza, ma la decisione di affidare un bambino ad una comunità è una decisione collegiale. Quindi io vorrei capire qual è stato il ruolo dei giudici che hanno condiviso con lui queste decisioni. Se
È stato sottoposto a procedimento disciplinare, ma non credo, considerata la risposta surreale del Consiglio Superiore della Magistratura. La terza domanda: è iniziato mai un processo penale a carico di Meucci per ciò che ha fatto da un punto di vista penalistico? Quarta domanda, ma la procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze è mai stata in questa vicenda? Spiego perché. La procura per i minorenni ha l'obbligo istituzionale di controllare ciò che accade all'interno delle comunità, mandando addirittura è divisa la procura per i minorenni, è divisa per zone di competenza, per cui ogni pubblico ministero ha un tot di istituti sottoposti al suo controllo. Controllo che viene effettuato tramite la polizia giudiziaria, che deve recarsi in loco, verificare, controllare per esempio la regolarità delle frequentazioni con i genitori, perché l'affidamento, come ha detto il nostro ospite, è temporaneo e deve avere un fine, e la fine può essere la dichiarazione dello stato di abbandono, e quindi il minore va in stato di adottabilità, il minore rientra a casa, non ci sono terze vie. Quindi io vorrei capire se la Procura per i minorenni di Firenze si è mai occupata del Forteto, e poi vorrei rispondere alla collega Madia. Le vicende come questa capitano. Sono orribili, sono difficili addirittura da seguire da un punto di vista personale ed emotivo, ma non accadrebbero e non c'è bisogno di interventi legislativi se il Consiglio Superiore della Magistratura facesse il suo lavoro. Il Consiglio Superiore della Magistratura, viceversa, dinanzi alla condanna del Fiesoli e a condanne passate in giudicato, ha detto tutto va bene. È questo che è inaudito. Non si può rispondere quello è in pensione. Lui è in pensione, ma trasmettiamo gli atti per procedere penalmente contro di lui. Quindi le mie domande sono tante. Ripeto, chi era complice, tra virgolette, da un punto di vista giuridico dei provvedimenti di Meucci? Se è mai stato sottoposto ad un processo penale, che faceva la procura per i minorenni? Grazie. Grazie, onorevole Madia. Ho il senatore Scalfarotto. Poi Sì, possiamo io dare vi risposte. chiedo scusa perché sto andando in un'altra commissione. No, anch'io volevo tornare su un punto che di questa storia è quello che mi lascia più perplesso, e cioè noi ovviamente siamo una commissione parlamentare e ci occupiamo di questioni politiche, però resto sempre un po' così sorpreso, cioè come se mi mancasse un pezzo rispetto a quello che è stato il ruolo degli organismi di controllo. Cioè, la politica ha tanti ruoli e ha un rilievo importante nella vita del paese e delle comunità, ma non ha il compito di verificare se vengono commessi dei reati, degli abusi. E quindi, certo, la politica ha occhi, però non ha sempre gli strumenti che hanno le forze dell'ordine, la magistratura. E quindi quello che volevo dire è appunto che cosa facevano in quella fase quegli organismi che hanno come compito istituzionale quello di verificare che non siano commessi abusi e soprattutto reati. Dopodiché io però, dato che siamo in una sede nella quale, parlamentare, della quale abbiamo anche un resoconto stenografico, ho bisogno di fare almeno due precisazioni che devono restare agli atti. Allora, la prima è che secondo me la responsabilità delle persone è sempre una responsabilità individuale. Parlare di culture, per cui a sinistra, diciamo così, non è come nella Democrazia Cristiana, a sinistra si obbedisce, è una ricostruzione che io, che mi ritengo uomo progressista, rifiuto. C'è sempre un dovere di chi assiste a qualcosa che non va di dire no e affermare apoliticamente in una sede parlamentare che c'è una parte, metà del paese, che invece è fatta di persone, di yes men, di yes women, che obbediscono alle linee gerarchiche, è non solo ingeneroso, ma è anche scorretto, ma anche un po' offensivo per metà degli italiani. La seconda cosa è che ho sentito parlare di omosessualità come stile di vita e ho detto tra me e me lasciamo stare, lasciamo passare. E poi ho sentito parlare di lobby gay. Allora, l'omosessualità non è uno stile di vita, è una variante naturale della sessualità umana,
secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è uno stile di vita. Se qualcuno è stato costretto a rapporti omosessuali, è uno stupro, è una violenza carnale, è un reato gravissimo. Quindi non esiste nessuna lobby gay. Io vi parlo da persona omosessuale, come milioni di italiani sono, diciamo, hanno questa variante naturale della sessualità. Non facciamo derone, perché secondo me è offensivo, ripeto, anche in questo caso. E quindi ribadisco, se qualcuno è stato costretto a rapporti omosessuali, ovviamente è stato vittima di uno stupro. Se qualcuno invece è omosessuale, non ha uno stile di vita, ha una variante naturale della sessualità umana, come avere gli occhi azzurri anziché marroni o avere i capelli rossi o biondi anziché, come la maggioranza delle persone, castani. Scusate se lo dico, ma è bene che lasciamo queste cose per iscritte, perché se il Parlamento italiano lascia passare queste espressioni senza che nessuno dica niente, sembra che le validiamo. Grazie. Grazie senatore Scalfarotto. Prima di ridare la parola al dottor Bambagioni per queste tante risposte a queste tante domande, io ricordo e preciso che l'operato e il lavoro del dottor Bambagioni come presidente della commissione d'inchiesta regionale avviene all'indomani della sentenza di primo grado di Fiesoli, mi corregga dottore se sbaglio, quindi quando avevamo già la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze di primo grado del Fiesoli, e quindi diciamo, dopo quell'accertamento in primo grado, non definitivo certamente, ma che poi diverrà tale, Bambagioni si insedia come presidente della commissione d'inchiesta. Questo lo dico anche per contestualizzare il lavoro e, diciamo, anche le risposte che poi Bambagioni ci darà. Grazie, a lei la parola, dottore. Bene, innanzitutto io ringrazio tutti i membri della commissione, che mi sembra con le loro domande dimostrano non solo attenzione, studio, ma anche forte sensibilità. Mi scuso se mi sono espresso male, in buona fede, rispetto alla precisazione di Scalfarotto, lungi da me nessun tipo di considerazione da questo punto di vista. Personalmente però vedo che esista la lobby gay, ma questa è una mia considerazione, nel senso che ci sono degli ambienti che si aiutano in maniera anche forte, non è che lo dico io, lo dicono anche persone che si occupano, insomma, di fare indagini, eccetera. Quindi questo però non è che fa parte della commissione. Mentre io ritorno al punto, che è questo, condivido anche quello che dice la Maria, che giustamente non è mai una comunità può essere giudicata, perché sono all'interno della comunità persone per bene e persone per male, con tutte le esperienze della vita, questo è assolutamente vero. Io mi riferivo più a una mentalità, diciamo, a un modo di agire all'interno della comunità, delle regole non scritte, ma per me, che vengo dalla Democrazia Cristiana, avere vissuto un'esperienza importante di una ventina d'anni e avendo anche fondato il Partito Democratico in Toscana, ho proprio verificato che non solo la DC, ma anche i socialisti, anche il Movimento Verde, insomma, avevano un approccio. Quindi la nostra componente all'interno del Partito Democratico era formata più da un dialogo e da un confronto delle idee. All'interno invece dell'ex Partito Comunista, quelli che sono qui nel Partito Democratico, avevano un'attitudine mentale, mi riferisco alla classe dirigente, niente a che vedere con chi vota, per la moda, cioè, fare classe dirigente, più o meno via via negli anni quella che permane, perché molti poi sono stati esclusi o si sono ritirati, ha comunque ancora oggi una postazione molto verticista. Il resto è abitato. Quando si parlava di fusione a Febbo del PD, che non l'ha fatto poi mai decollare, aveva un senso anche questo, cioè una scelta dall'alto attraverso il basso, ma a differenza dell'Ulivo. Quindi questo lo dico perché, ma sono considerazioni politiche, quindi lasciano il tempo che trovano. Mentre mi interessa molto ripartire da Colombo, la prima onorevole, e dire questo: no, è stato per niente un buon esempio da parte della comunità politica, perché nel momento in cui io fui chiamato da 6-7 ragazzi all'interno di un cascinale del Mosello, dove si erano rifugiati, attorno a un certo Sergio Casacito, che io conoscevo in precedenza e che si fidava di me, andai con un giornalista, ex vice sindaco, intellettuale, che anch'io
ebbe un approccio negativo, pensavo che fossero degli irriconoscenti questi inizialmente, poi mi resi conto con questo colloquio, invece che era purtroppo tutto molto molto vero, fece la raccolta delle firme, perché è uno strumento, questo, come ben sapete, ci consente di aprire una missione di inchiesta. La reazione purtroppo del gruppo a cui appartenevo fu tremenda, perché nonostante avessimo avuto che farlo, nessuno ne volle mettere una firma, un po' l'ordine dei partiti, come dicevo prima, un po' anche per timore, perché c'era anche questo aspetto del timore. E uno a uno del vero dentro il partito mi mise la firma perché era una persona più libera, ma più che altro perché aveva fatto il sindaco a Prato, che era proprio il luogo dove era nata la prima esperienza della setta, per cui lui si ricordava che molte famiglie erano andate da lui a piangere in quanto i loro figli erano stati assorbiti da questo gurù, Matteo, insomma. Quindi noi due del PD e tutte le altre firme, se ne fossero 15, le raccolsero nelle minoranze, ma anche lì le minoranze, non tutte, anche lì non avevano paura. Quindi non fu per niente un buon esempio della comunità politica, perché di fronte a una denuncia abbastanza chiara e clamorosa ci fu comunque la difesa d'ufficio. Questa è una grande delusione, anche perché insomma, erano anni diversi rispetto a quando erano successi i fatti, questi ragazzi, molti delle nuove generazioni, non erano neanche nati negli anni 80, quindi io proprio glielo dissi, ragazzi, ma cosa difendete, vicende passate? Vi riferite riformatori, innovatori, molti di voi siete diventati renziani in questo momento. Ma chi ve lo fa fare di difendere una posizione indifendibile? L'hanno difesa. Devo dire che un po' anche condizionato dalla presenza all'interno dei consiglieri regionali toscani in questo momento della cosiddetta cricca, soprannome Elisabetta Meucci, figlia del magistrato. Ovviamente, leggendo la bozza della relazione e tutto il movimento che si fece andò a parlare male di questo, la buttò sul piano politico, è una difesa sbagliata dell'operato del padre. Va bene. Questo quindi ci tenevo a dirlo, che a un certo punto lo dico, come dire, con un concetto di stacco, anche perché a me poi fatto caldo nel freddo, salvo una forte illusione. A questo punto il Partito Democratico regionale, mi riferisco al gruppo e al segretario regionale, hanno fatto il processo a me. Hanno fatto il processo a me in quanto ho tirato fuori la vicenda, in quanto poi ho portato in fondo quella relazione all'unanimità. Voi sapete l'importanza di un voto all'unanimità all'interno della commissione. Parallelamente alla nostra commissione sul Forteto, in cui dall'estrema sinistra alla destra si portò tutta quella relazione, dando supporto fondamentale alla nostra cura, ancora ci ringrazia. L'attuale governatore della Toscana Giani, come consigliere, presidente una commissione sulle vicende del Monte dei Paschi di Siena che stava fallendo due o tre volte, insomma, era in pieno disastro finanziario. Poi c'è una commissione d'inchiesta con cui arrivarono a fondo e votarono cinque relazioni, cioè un lavoro inutile. Quindi per dirvi che il lavoro fatto alla commissione è stato utilissimo, anche perché nonostante cercarono di fare il processo a me, io tenni la posizione dicendo che quello che era emerso era vero, che la ricerca della giustizia verso le vittime andava fatta e che quella realtà andava chiusa come comunità, come cooperativa, come fondazione, andava chiusa del tutto e giustamente la giustizia penale deve fare il suo corso. Tant'è che a un certo punto gli sfidai. E nella notte precedente il voto in aula disse: questa è la relazione, io la presenterò domani in aula. Giustamente, se voi avete tante perplessità, alzatevi in aula e denunciate. Loro, ovviamente, il giorno dopo in aula votarono, e quindi diciamo la questione è chiusa sul piano politico, però ovviamente lasciato gli strascichi perché io che avevo la mia autonomia, che mi permette anche di dire, politicamente, che il fatto che io fossi un PD che ha promosso l'iniziativa li ha salvati da una valanga di discredito che sarebbe arrivato se questa cosa l'avesse fatta la forza di opposizione da sola. Il fatto che la prima firma e la prima iniziativa fosse la mia,
è diventata quasi un'autodenuncia, seppur io da allora sono stato emarginato, veramente ho smesso di prendere la testa di tutti, poi mi sono anche allontanato politicamente, non votandolo più, ma non è proprio una questione personale, è proprio una questione politica, cioè loro non hanno neanche percepito che con questa mia azione, che è durata alcuni anni, importante, in solitudine anche, li ho salvati da una valanga di discredito che altrimenti avrebbero avuto, come è successo in altre parti del canale, per altre vicende. Ma questo per me è l'aspetto secondario. Quello che interessava è fare giustamente, riprenderei un punto della Maria, mi sembra, che diceva che se le sentenze vanno bene, allora io le sentenze penali credo abbiano fatto quello che potevano, anche lì dopo tanti anni rispetto alle vicende, tante prescrizioni, tante difficoltà, però la condanna è una pietra miliare nella storia di questa comunità, la condanna del profeta Fiesoli e di tutti i suoi fedelissimi, con varie gradualità, e quell'aspetto invece che secondo me non è del tutto stato fatto è la giustizia economica rispetto ad un mondo di persone che sono transitate di lì, sono più di 100, che per vari motivi, chi ha preso un avvocato, chi ha preso un'associazione, sono ragazzi anche molto poveri sul piano personale, non li hanno fatti studiare, hanno sofferto, hanno difficoltà economiche, hanno problemi di trovare i propri equilibri, quindi ragazzi fragili dovrebbero aiutarli. Il sistema che poi la regione ha affiancato di sostegno, secondo me, perpetua nelle loro clienti, cioè finanziano cooperative a cui fa i soldi ma che non risolvano nessun problema a questi ragazzi. Credo che voi, se potete, nelle forme che potete, con pochi soldi, credo si parli di 2,5 milioni, se potete dare una serie di risarcimento a persone che fino ad oggi non le hanno avute. Non che con i soldi risolvano i loro problemi, ma perlomeno viene data una possibilità di ripartenza, anche perché molti di loro, comunque, pur essendo devastati, sono ragazzi di 35-45 anni, con alcuni con figli, quindi sono ragazzi a cui questo Stato, a cui molto attorto, dovrebbe ridare un piccolo risarcimento anche materiale. Quindi muri di gomma, sì, le vittime, le ho detto, ecco, oltretutto è successo anche questo. E noi abbiamo chiesto di, perché loro erano organizzati con tre realtà, la comunità, che è un'associazione di libere persone che si uniscono, poi c'era la cooperativa che era il braccio economico, e poi addirittura abbiamo fatto la fondazione che andavano per le scuole a insegnare il modello Forteto, il modello educativo, gli prendevano i soldi per andare a insegnare agli altri come si fa a educare i ragazzi. Queste realtà credo siano tutte chiuse, sempre in lotta, dicevo prima, che la cassa l'aveva uno solo, nonostante la chiusura della cooperativa per fallimento, diciamo, nonostante l'uscita di loro dalle vecchie proprietà, so che sono andati lì vicino, quelli rimasti della comunità, i fedelissimi, si sono ricomprati, vendendo più di 1,5 milioni, credo, un altro cascinale dove si sono ritirati. Anche su questo sarebbe bene indagare, perché non ho capito perché questi continuano ad avere i soldi per fare le cose e le vittime non hanno nulla. Ripeto, dovesse anche seguire il flusso dei soldi, perché una difesa così esagerata da parte della legge, che avrà tantissimi iscritti, ma su questa si è messa a fianco dal primo all'ultimo minuto, è ingiustificata se non legata a un grosso forte interesse economico. Lì probabilmente c'erano anche dei giri di soldi che facevano comodo a tante persone, però su questo è solo una illazione, una traccia, non abbiamo avuto la possibilità, perché la nostra, le nostre commissioni non hanno il potere che avete voi di utilizzare anche ad esempio la Guardia di Finanza per fare ulteriori approfondimenti. E poi per quanto riguarda l'altro signore, l'onorevole che parlava del Meucci, è morto forse una trentina d'anni fa Meucci, quindi non è più rintracciabile. È considerato il fondatore del diritto minorile in Italia, tutti si ispirano a lui. Ecco,
giurista, probabilmente certamente è stata una persona che ha fatto fare un progresso, però come uomo questo abbia sbagliato totalmente. È il nostro dovere evidenziarlo, perché queste distorsioni, queste personalizzazioni sono assolutamente pericolose. Il CSM non credo abbia avviato nessuna procedura penale, pur potendolo fare. Io sono molto d'accordo con quello che è stato detto, se una impressione deve comunque rispondere di queste cose. Ma lì ci sono nome e cognome di presidenti del tribunale, tuttora vive e vedi, tuttora qualcuno anche scontato, che continua a dire che ha fatto bene ad andare a mangiare, a fare cuochi, a condividere con loro queste cose. E non nutre nessun tipo di, no, di pentimento, ma anche di sorpresa. Ha quasi questa sensazione di disprezzo verso i ragazzi, ma che volevano, erano vuoti a perdere. E poi rispondo sull'altro tema dello stimolo che mi interessa, della legislazione. Allora, io faccio una piccola premessa. Il sistema pubblico in Italia in generale non ha grande efficienza. In Toscana forse ancora peggio. Perché c'è un tema, la voglia di lavorare e l'assunzione di responsabilità, quindi vale lo scarico a barile. E però è subentrato una specie di cortocircuito, cioè c'è una serie di organi che avrebbero dovuto fare e che non hanno fatto. Chi non ha fatto non è stato punito. Quindi, come sempre, all'italiana va tutto a finire, i danni avvengono, ma la colpa non è mai di nessuno. Si può migliorare la legislazione? Io penso che sì, perché c'è un sistema, soprattutto nel campo delle assistenze sociali, che è frammentato. Tutti hanno un pezzettino di responsabilità, ma si perde di vista il motivo per cui si è pagati. Voglio dire, se l'assistente sociale di Livorno manda lì i bambini, se l'assistente sociale di Mugello riceve lì i bambini, un po' uno dire io non mandavo lì, ci deve pensare quell'altro, è quello di Mugello. Dice io non l'ho preso e quindi non ci devo fare nulla. Cioè, bisogna che ci sia un sistema anche legislativo che responsabilizzi di non perdere di vista l'obiettivo finale, se no tutti si riempie un monte di carte, ma il bambino e si perde di vista. Poi subentra la responsabilità personale, la moralità, il senso del dovere, ma ci si può in un sistema, come diceva anche giustamente Scalfarotto, di controlli, affidarsi al Don Chisciotte, alla persona di buona volontà, a chi ci metteranno. No, deve essere il sistema che funziona, e laddove non funziona, chi ha sbagliato paga la responsabilità. Quindi se si può metterci mano per migliorare anche questi sistemi sociali che sono spesso frammentati, non dialogano fra di loro, oppure dialogano troppo scrivendo un monte di cose e perdendo tempo per seguire i problemi reali delle persone che hanno bisogno. Io spero di aver risposto a tutti, insisterei sulle vittime, che se riuscite a fargli avere un po' di soldi, insisterei su, scusate, sulla ricerca del costo dei soldi. Grazie dottore, questi sono spunti sicuramente interessanti che ovviamente valuteremo. Ho come iscritto a parlare ultimo, poi chiudiamo, l'onorevole Quartini, si è sempre collegato, prego onorevole. Sì, grazie Presidente, un saluto particolare a Paolo Vambagioni, con il quale abbiamo condiviso il percorso della seconda commissione d'inchiesta regionale. Sarò telegrafico perché ovviamente siamo già molto avanti nell'ambito di questa seduta. Però ci tenevo a sottolineare che condivido le preoccupazioni del senatore Scalfarotto rispetto al rischio di stigmatizzazione, rispetto appunto a un'idea che potrebbe definirsi troppo medievale
dell'omosessualità. Quindi da questo punto di vista sono, come dire, con il senatore Scalfarotto a dire un conto sono i reati, un conto è fare un'operazione di stigmatizzazione pregiudicante delle condizioni esistenziali che vanno assolutamente e solo rispettate. Quindi da questo punto di vista un'attenzione alle parole io credo sia dovuta da in questo senso. Viceversa, rispetto al ruolo che ha avuto la commissione d'inchiesta regionale, ma soprattutto il ruolo che dovrebbe avere la nostra commissione d'inchiesta, suggerirei a noi altri, e magari se ci dà anche un'indicazione Paolo Bambagioni, di approfondire appunto sia il discorso del flusso finanziario, che è sicuramente un elemento fondamentale anche volendo ai fini dei giusti risarcimenti da assegnare alle vittime. Però in questo contesto, in questo collage, in questo puzzle così complicato, diciamo, ci sono anche altri ruoli che non sono del tutto chiariti in termini di collusione rispetto alle gravissime questioni che sono state identificate all'interno della comunità del Forteto. Mi riferisco per esempio al ruolo stesso dei sindacati, al di là della Lega delle cooperative, gli stessi sindacati hanno mancato di attenzione. Se si pensa che non sono stati pagati stipendi, non sono stati versati contributi in un'impresa così significativa con fatturati di milioni, questa distrazione, chiamiamola così, da parte dei sindacati stessi che dovrebbero difendere i diritti di soggetti così malamente sfruttati, oltre che violati e violentati, credo meriti un'attenzione. Sicuramente credo anche che oltre ai servizi sociali anche il Servizio Sanitario Nazionale è stato sostanzialmente distratto in questa questione. È impensabile che psicologi, neuropsichiatri non abbiano identificato un disagio esistenziale in questi bambini meritevole di un'attenzione particolare. Lo abbiamo tra l'altro anche verificato nella sentenza del 2000 della Corte europea che condannava l'Italia anche in relazione a false relazioni che l'equipe di neuropsichiatria aveva formulato rispetto alla questione della mamma che era stata allontanata dai figli. Quindi anche il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato un certo livello di complicità. E in questo senso anche le organizzazioni scientifiche, l'Ordine dei Medici stesso o l'Ordine degli Psicologi o gli ordini diciamo una serie di soggetti che avevano a che fare con le società scientifiche di psicopedagogia, lavano una mostruosità antiscientifica che era il metodo adottato al Forteto. Credo che, diciamo, il quadro che emerge è un quadro così compromesso a tutti i livelli che poi diventa anche difficilissimo identificare un solo responsabile o un solo soggetto da definire come come un livello istituzionale che dovrebbe in qualche modo aver avuto una capacità di attenzione sostanziale. Qui la capacità di distrazione, forse perché Fiesoli, nonostante a vederlo sembra assolutamente un bifolco, forse perché Fiesoli era un affabulatore, un soggetto capace di raggirare chiunque, ma sta di fatto che il sistema nella sua interezza è un sistema estremamente discutibile.
Quindi ognuno è giusto a livello individuale assuma le sue responsabilità, ma credo che sia anche doveroso diciamo riuscire a trovare un momento di forte sensibilizzazione rispetto al fatto che questo fenomeno ci deve insegnare che nessuno può dichiararsi non colpevole rispetto a quello che è successo a Forteso, perché è un sistema così diffuso quello che è avvenuto attorno alla comunità del Forteso che le poche voci che si sono sollevate per anni non sono riuscite a trovare dei canali, proprio perché il sistema era completamente colluso, complice, distratto, ma sta di fatto che è il ruolo della commissione parlamentare, secondo me, che dovrebbe dare delle indicazioni, forse anche di tipo legislativo, come era stato suggerito, forse anche rispetto al CSM che avrebbe dovuto agire, forse anche su altre cose. Ma da questo punto di vista farei anche una grande attenzione alla capacità nostra come commissione di condividere un percorso senza pregiudizi. E quindi da questo punto di vista, appunto, riassumendo velocemente, se Paolo Mambagioni ci dà anche lui un suggerimento su dove andare anche a fare ulteriori valutazioni sul ruolo dei sindacati, sul ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, sul ruolo degli ordini professionali che hanno abbordato un metodo antiscientifico, gli sarei molto grato. Grazie onorevole Quartini, la parola al dottor Bambagioni, poi chiudiamo. Brevemente, intanto ringrazio, saluto onorevole Quartini, ringrazio soprattutto per il lavoro importante che ha fatto in commissione e anche successivamente per tenere rapporti con il Parlamento, quando lui dal Consiglio regionale favoriva il trasferimento, diciamo, di informazione ai suoi collegamenti in Parlamento e poi ora ne è diventato protagonista. Quelle osservazioni che lui ha fatto sono integrazioni molto importanti, che ripeto, creano questa frammentarietà, però anche da questi aspetti, cioè il sindacato, che sapete come è normalmente, voglio dire, duro e inflessibile su certe situazioni. Il sistema sanitario, psichiatrico, anche lì sapete come è, attento a evidenziare tutte le fragilità, non hanno cercato come anestetizzati, no? Quindi si parlava di un blackout istituzionale, però dobbiamo andare un po' in oltre, perché sarebbe troppo facile dire che le persone si sono anestetizzate. In realtà si sapeva che scusate di quello che sento, allora si sapeva che di fondo questa comunità era ben voluta e tra virgolette protetta, probabilmente si sapevano dal tribunale, ma certamente dal sistema del partito di governo, tutti tanti anni, insomma, sempre stato sempre stato unico partito di governo, non c'è mai stata alternanza in Toscana. Quindi alcuni medici psichiatrici che hanno all'interno delle proprie sedi messo in dubbio questo, hanno chiesto di fare, sono stati bloccati le loro richieste e bloccati nelle loro carriere. Insomma, i sindacati probabilmente lo stesso. I sindacati normalmente sono inflessibili, in questo caso hanno tollerato che i bambini lavorassero, che la gente lavorasse per 20 anni senza essere retribuita, e arricchendo questa comunità. Ecco, quindi ci sono tante situazioni, non si possono però definire per disattenzione. C'era anche, come dire, una condivisione di un disegno in cui se quello è dei nostri va bene, sono bravi, e quindi e quando arrivavano denunce ci si voltava dall'altra parte. Questo, guardate, questo è brutto, perché tante volte sono arrivate le denunce e le persone si sono portate dall'altra parte.
ripeto, vivere, perché alla fine del mese fa comodo avere lo stipendio, fa comodo fare la propria carriera e non mettersi contro il sistema. Questa è una cosa brutta, veramente brutta, però tuttora sussiste nel sistema toscano, quindi quello è un problema politico. Diceva essere i cittadini quando votano eventualmente a fare scelte di alternanza, però quando poi succede, si incide nella vita e si distruggono delle famiglie di ragazzini tolti. La stessa ragazza che affrontò nel buco nero il mostro con l'amore, si disse, dopo aver raccontato i particolari della violenza che lei ha subito, dopo 6 mesi si era affezionata alla figura paterna che gli mancava, questo qui abusò di lei e ci disse piangendo: con la mamma io non potevo stare, che lei aveva, beveva, era tossicodipendente e a volte si prostituiva, quindi era una ragazzina, non era l'ambiente giusto, però lei mi voleva bene. Cosa invece nella comunità di recupero dove è stata messa, il bene non c'è mai stato. Ho finito. Grazie, grazie dottor Bambagioni, la ringrazio anch'io per la sua disponibilità e cortesia, per i tanti spunti che ci ha dato nella prosecuzione del lavoro di indagine e di approfondimento che siamo chiamati a fare. Quindi abbiamo preso buona nota di tutto. Io ringrazio anche tutti i membri della Commissione che hanno partecipato anche da remoto e che hanno posto tutta una serie di temi sui quali torneremo. Ne cito quella ad esempio del flusso finanziario, che lei ci ha appunto invitato a proseguire, a approfondire. Sicuramente è uno dei filoni sui quali questa Commissione si concentrerà, come ci concentreremo ovviamente su tante altre questioni e temi che lei stamattina ci ha posto e che ovviamente vogliamo cercare di assolvere, sempre nell'interesse ovviamente della ricerca della verità e giustizia per le vittime, che è poi lo scopo principale che questa Commissione si pone, per la quale è stata istituita con la legge del Parlamento. Io la ringrazio ancora, le auguro buona giornata e appuntamento per i membri è domani con l'audizione della senatrice Piarulli. Grazie, buongiorno a tutti.